grandissima difficoltà del nostro ufficio davanti alle proteste davvero vibrate di tanti utenti, di tanti avvocati, proteste che io ritengo giuste. Ci sono dei servizi che non riusciamo ad arginare. Quindi io voglio dire alle persone che in sostanza ci sono dei motivi per cui la procura è costretta a funzionare in questo modo, e dire in sostanza che non ci ascolta nessuno, non ci ascoltano sotto il profilo di questa assenza atavica di personale, il personale che sta andando tutto in pensione, che non viene sostituito. Costringono noi dirigenti degli uffici, perché questa è una cosa che riguarda un po' tutti gli uffici giudiziari italiani, e ho anche potuto constatare di venire a Romagna, ci costringono a fare delle cose che non sappiamo fare, cioè cercare dipendenti chiedendole alle altre amministrazioni, inventandoci dei profili professionali, chiedendo persone ad altre amministrazioni con vari sistemi. È davvero il rischio concreto che vi siano molti casi di giustizia che viene negata, perché rimanere anche un giorno in più rispetto a quello che era possibile, persona sottoposta agli indagini, o ricevere un ritardo in un procedimento rispetto al quale ho fatto una querela, non perché sono in corso di indagini, perché ci sono i normali termini delle notifiche, ma perché la fissazione davanti al giudice di pace non viene disposta per carenza di organico, è una situazione che diventa, per uso di termine, insopportabile.